quartieri e aree centrali di Vigonza sono soffocati dal traffico e questo è il momento di affrontare e risolvere il problema. La denuncia arriva dal candidato sindaco Gianmaria Boscaro, convinto che i cittadini siano esasperati e che l'inquinamento dell'aria risenta di code e rallentamenti. Bisogna risolvere il problema del traffico in centro a Vigonza. La Noalese sta soffocando i quartieri del centro e con l'arrivo anche delle nuove edificazioni autorizzate con la nuova variante urbanistica, la situazione diventerà insostenibile. Inoltre c'è da restituire alle famiglie lo spazio verde condizionato da traffico e qualità dell'aria. La soluzione ci sarebbe, un progetto già esistente per una bretella che colleghi la Noalese prima di Vigonza con la zona industriale di Padova e con la tangenziale di Padova. Proponiamo di realizzare una bretella da Melaredo a Peraga in zona artigianale in modo da far defluire tutto il traffico, soprattutto quello pesante, direttamente in tangenziale e non farlo passare per il centro di Vigonza. In questo modo potremo anche tutelare l'ambiente, la salubrità dei cittadini riducendo l'inquinamento. Le alternative dunque in realtà sono due per lo stesso progetto e l'ipotesi di coinvolgere i cittadini nella scelta sarebbe interessante, con l'unico vero obiettivo di sollevare Vigonza dal traffico di attraversamento, migliaia di veicoli che causano pesanti effetti negativi sulla vita dei cittadini.